quartiere romano, un quartiere periferico, e voi direte che c'entra questo con Torino e con la Puglia, e invece c'entra, perché siamo qui in questo strano incrocio sud-nord in cui la capitale poi sta in mezzo e c'entra anche la capitale. Vincenzo Luciani ha raccontato nelle sue poesie questi piccoli, questi microcosmi di vita dove c'è molta nostalgia in alcuni momenti, dove c'è il ricordo, dove c'è il dettaglio minimo del quartiere che magari prima spaventa e poi invece conquista. Ci sono tante cose, ci sono degli amori raccontati, degli amori felici, altri più nostalgici. Vincenzo Luciani, siamo qui anche perché Vincenzo Luciani è pugliese, di Schitella, voi lo sapete, credo, perché credo che qua di Schitella siate in tanti. È nato in Schitella, però poi è emigrato in Umbria prima ed è venuto poi a Torino, dove non si è limitato a vivere, ma ha anche svolto un ruolo pubblico come consigliere comunale. Ed è per questo che abbiamo qui anche Diego Novelli. Ciao Diego! Poi abbiamo l'assessore Altieri, che ho scoperto stasera essere per metà pugliese, io non lo sapevo. Sono pugliese anch'io, perché i miei nonni sono di origine pugliese, quindi io sono torinese, però sono di origine pugliese. Abbiamo l'assessore Pietro Camporelli Comparelli, che è l'assessore alla cultura del Calabria. E poi abbiamo anche Giancarlo Pinacco, che quest'anno, e lei è torinese, e quest'anno però qualcuna. Assessore Schivellano, io leggerò due testi in dialetto, però per i non pugliesi, i non schivellani, leggerò la traduzione. I non schivellani non devono stupirsi del modo con cui ci salutiamo fra di noi, che è un modo un po' violento, gigantesco. Noi usiamo e incontrarci sulla piazza del paese e ci scambiamo questo tipo di saluto: che ti possano uccidere in gola. Come stai? Dove te la fai? Ti fermi per la festa? Quando te ne vai? Ti ricordi quella volta? E così ci diciamo tutti gli anni parole per un anno. Che zavolna ci regala, ma come sta? A dove te la fa? Romani fa la festa? Quando te la va? Ti ricorda da voi che a cucina ci riceve tutte danno parole per l'anno. Vedo tante facce amiche per la mia terra e provo sempre una felicità immensa quando mi incontro, specialmente fuori dal territorio di Schitella. Un saluto particolare va a Francesco Granatiero, che l'abbiamo avuto ospite nella prima edizione del concorso nazionale di poesia dialettale. Vincenzo non ha sbagliato quando ha detto che Francesco è uno dei maggiori poeti italiani della lingua dialettale. La lingua dialettale di mattinata, che si trova, per chi non è esperto del Bergamo, fra Vieste e Manfredonia. Quindi grazie ancora a Vincenzo, sta adesso elaborando il vocabolario garganico, di cui qualche piccolo suggerimento per quanto riguarda i termini di Schitella ho soffrito anche dalla mia modestissima conoscenza. Grazie va al tavolo della Presidenza, iniziando da Roberto Tricanico, che ha voluto questa manifestazione. Salto la signora perché poi ci ho delle parole particolari per lei.
Piazza Luciani, sindaco Novelli. Io dico sindaco perché da sempre ho sempre sentito di sindaco Novelli. È l'assessore alla cultura del comune di Torino. Dunque voglio parlare della signora. Con Vincenzo Luciani abbiamo iniziato un percorso di poesia dialettale di Sileva. Il concorso si chiama Concorso di poesia nazionale città di Sileva Pietro Giannone. Voi sapete, almeno per quella di Sileva, che Pietro Giannone è il figlio più illustre del nostro comune. Un giovane consulto di fama internazionale che nel Settecento ha fatto la storia della giurisprudenza italiana. Voglio ricordare che il 4 settembre dell'anno scorso il comune di Sileva ha conferito la cittadinanza onoraria all'avvocato Franzo Grande Stevens, perché è discendente di Pietro Giannone, quindi per noi è stato un onore conferirla, ma soprattutto un onore scoprire che un po' di sangue l'avvocato Franzo Grande Stevens che ha, e anche di Sileva, quindi forse solo una goccia soltanto, però per noi è una grande gioia e felicità. Il concorso è alla seconda edizione, quest'anno sicuramente avremo anche l'atto patrocinio della Presidenza della Repubblica, e quest'anno è stato vinto dalla signora Giancarlo Pinaffo, che ha... in una lingua minoritaria, pare che stia scomparendo, che è franco provenzale. E la giuria è composta da Achille Serrao, che è uno, anche lui uno dei maggiori poeti dialettali italiani, da Vincenzo Luciani, e il resto sono tutti docenti universitari, io adesso non voglio tediarmi a elencare, però sappiate che il presidente onorario è l'avvocato Franzo Grande Stevens. Allora, tutti i poeti che partecipano, io li sto sollecitando a scrivere una poesia su Sileva, nella loro lingua. Ed è già mi è pervenuto la poesia scritta dalla signora Pinaffo, che io questa sera, quando interverrà, voglio pregarla di leggerla, perché una cosa è leggere la traduzione in italiano, un'altra cosa è sentirla nella lingua originale, perché i suoni... io non sono riuscito a decifrarla veramente, non sono riuscito a leggerla, però sentendo nella lingua originale della poesia ha tutto un altro effetto, tant'è che al secondo posto si è piazzato un poeta che ha scritto in sardo calabrese, non si capiva una parola, ma quando recitava le sue opere i suoni che emetteva erano talmente gradevoli che anche se non si riusciva a capire il significato dei termini era una grande gioia ascoltarla. Parliamo un pochettino di Vincenzo Luciani. Vincenzo Luciani per il momento è un mostro per Sileva averlo come aver avuto i Natali di Sileva, come un mostro è per aver avuto i Natali Roberto Vicario, l'assessore Nino Daniel del Comune di Settimo, perché voglio informarvi che la procedura burocratica fra Settimo e Sileva è stata completata, difatti Sileva ufficialmente gemellata con Settimo Torinese, perché a Settimo Torinese ci sono ancora 500 residenti nati a Sileva. E quindi oggi ho avuto l'incontro con il sindaco di Settimo e a fine maggio faremo la manifestazione ufficiale del gemellaggio, quindi se qualcuno vuole ricordare in quel periodo Sileva con una forte presenza sarà a Settimo Torinese. Allora dicevo, con Vincenzo Luciani, quando io assumo la carica di assessore alla cultura, ho avuto subito un colloquio, perché conoscendo le grandi capacità organizzative e poetiche di Vincenzo Luciani, quindi io mi sono affidato sicuramente ad un esperto, e questo concorso veramente sta avendo una risonanza nazionale che va al di là delle nostre aspettative. Con Vincenzo ci siamo incontrati a Roma nel 2001, mi sembra, dove ha presentato un libro all'epoca, partecipò il coro della Prima Unione di Sant'Isidoro su canti popolari, di cui il 15 e il 16 ottobre andremo a tenere due concerti a Roma, dove Vincenzo chiaramente
è stato lui a non riandare alle scelte di altre mie associazioni, eccetera. Comunque, io lo ringrazio per questo, ringrazio Vincenzo per l'amore che ha nei confronti di Schidella, perché non l'ha mai dimenticata, anche se ha vissuto a Torino con grande... ha dato veramente gusto a Schidella a Torino, lo sta dando a Roma. Ebbene, Vincenzo Luciani vuole bene a Schidella e Schidella vuole bene a Vincenzo Luciani. Del lavoro poetico di Vincenzo Luciani che riguarda la città di Torino ed è questa che noi oggi anche vorremmo ricordare. Vincenzo ha scritto questo libro, un piccolo libro di poesie che si chiama, si intitola Il paese Torino e la prefazione è di Diego Novelli, quindi io chiedo a Vincenzo forse anche di parlarci un po' del suo rapporto con Torino, che nelle sue poesie viene fuori con piccoli flash, quello che noi abbiamo sentito prima è credo uno dei versi più belli che io ho letto, perché in qualche modo riassume, sintetizza quello che ogni persona che ha lasciato un paese per andare a vivere altrove prova, una condizione quasi di schizofrenia tra il desiderio di tornare a certi luoghi che restano nel cuore e invece l'appropriarsi di qualcosa che è nuovo e che poi diventa parte della propria vita a cui non si riesce a rinunciare, quindi un essere poi un napolite che non trova una condizione definitiva né in un luogo né nell'altro. L'amore per il sud è ormai una vita che si vive al nord pienamente e forse non si tornerebbe neppure più indietro. Io non so se voi avete provato questo, ma credo che sia molto vero per chi ha lasciato il sud per venire al nord, forse non succede il contrario. Quindi non so, credo che sia interessante questo rapporto con Torino, forse ce ne parla Vincenzo e ce ne parla anche attraverso le sue poesie e poi darei la parola a Diego Novelli che ha scritto questa prefazione 20 anni fa. Credo.